Amiche e amici di Palio Live di Presto di Siena, siamo nuovamente all'Osteria Cice con Massimiliano. In questo momento ci troviamo all'ingresso della seconda saletta. Nella prima puntata avete visto la prima saletta. Nella seconda saletta, come si diceva nella prima puntata, quella un po' più caratteristica e più toscana, la voglio chiamare così. Bene, avviciniamoci intanto così possiamo riprenderla e poi ci sederemo per parlare dei primi di Cice, giusto? Sì, i primi piatti fatti tutti con pasta fresca e una zuppa, in questo caso la pappa al pomodoro. Bene, quindi nel frattempo noi, mentre Francesca riprende il locale, noi ci mettiamo a sedere e iniziamo a vedere quelli che Massimiliano oggi ci ha portato qui come esempio, un po' la pasta fresca, la pappa col pomodoro, e poi parliamo magari anche dei sughi con cui condite questa pasta fresca. Allora, qui abbiamo 5 tipi di pasta, manca qualche cosina. Con i tagliolini facciamo un tagliolino al tartufo, prepariamo da noi la base, quindi il tartufo con il burro. Poi abbiamo il famoso tortello verde alla menta, ripieno alla menta, che è un piatto forte che noi abbiamo da un sacco di anni, fatto con una salsa di gorgonzola e noci. Il picio rosso, che abbiamo inserito da un annetto a questa parte, lo facciamo con un ragù di cinta senese, la tagliatella più classica al ragù di cinghiale e il più famoso picio fatto solo di acqua e farina, come vuole la tradizione, fatto a volte con il cinghiale, a volte con il cacio e pepe, e qui ci fermiamo. Sulle zuppe abbiamo in questo caso la pappa al pomodoro, ma piatto fortissimo, la rugolita, che conoscano tutti. Tra i primi dell'Osteria Cice, quelli che ha spiegato adesso Massimiliano, tanto vediamo delle riprese sui piatti, ma la particolarità anche di questa seconda saletta è che sicuramente al primo approccio è molto differente dalla prima. Abbiamo visto molto diversa. Abbiamo, con mia moglie, abbiamo fatto la scelta, visto le altezze dell'ambiente, di ricreare una cosa un pochino più casereccia, più da taverna di casa. Crediamo di esserci riusciti. Che posso dire? Senti, una curiosità, quelli che abbiamo visto e vediamo adesso che stanno riprendendo, cosa sono esattamente? Sembrano degli utensili da cucina, ma... Allora, questi noi li abbiamo trovati già come ornamento al ristorante. Sono dei tegami di rame, quelli che venivano usati una volta nelle cucine di casa di un tempo, sono stati conservati credo molto bene e quindi noi li usiamo come arredi da parete. Allora, io nel frattempo noi andiamo avanti, seguiteci ancora sempre in diretta su Presto di Siena, Palio Live, i nostri canali. Io ringrazio per questa prima edizione Massimiliano dell'Osteria Cice in Via San Pietro 32. Via San Pietro 32 a Siena. Teniamoci aggiornati, andiamo avanti, ci vediamo al prossimo Palio con altri contenuti e ringraziamo l'Osteria Cice e Massimiliano per farci da partner. Grazie a tutti.